Invito subito qui sul palco e presento il professor Eugenio Mazzarella, candidato alla segreteria regionale per i democratici di Rigoletto. Buonasera. Prego. Ci accomodiamo dopo un po' di fatica di campagna elettorale. Sì, finalmente seduto. Allora, professor Mazzarella, è un momento sicuramente importante per tanti candidati, ma è anche un momento importante per dare risposte alla società civile, è un momento di scelte per tutti i candidati, di decisioni importanti. Perché il professor Eugenio Mazzarella ha scelto Enrico Letta? Perché ci ho creduto, perché mi è sembrata la migliore interpretazione del Partito Democratico. Il Partito Democratico è nato nelle intenzioni per ricucire il rapporto tra politica e società, non solo per mettere insieme DS e Margherita, i soci fondatori sostanzialmente, ma per far venire tanta gente, tanta società civile, far ritornare alla politica tanta società civile. Io per società civile, vorrei essere chiaro, non intendo solo intellettuali, ma anche i professionisti che pagano le tasse, gli impiegati che fanno il loro dovere, l'operaio che fatica la sua giornata. Questa è la società civile che deve tornare a fare politica, ad amare la politica, anche per rispondere alle derive dell'antipolitica, ai rischi dei vaffadei che oggi si ascoltano. Enrico Letta ha avuto il coraggio di rendere vera questa competizione, di renderla credibile con una scelta di con un'idea di paese che non è solo un sogno, è un paese pensato e un paese che deve rimettersi in moto. Si può rimettere in moto solo con un partito competitivo, e questo partito competitivo è un partito dove si deve gareggiare nello stimarsi a vicenda, ma anche nel dirsi con franchezza le cose come vanno e nell'impegnarsi a farle andare molto meglio. Questo è necessario. C'è bisogno di novità, come diceva lei. Questa è stata una campagna elettorale soprattutto per costruire una parte del Partito Democratico del tutto nuovo, proprio con i democratici per Enrico Letta. Si è creato in questa campagna elettorale il caso Campania, molti disordini, molto caos, sicuramente polemiche sulla composizione delle liste. Voi però siete rimasti un po' affacciati alla finestra a guardare questo caos. Guardi, io ho scelto Enrico Letta anche perché la Campania deve smettere di essere un caso. È troppo tempo che siamo un caso, e spesso un caso nel mare. Emergenze, rifiuti, sanità, uso distorto, dei fondi europei, il tema così urtante delle consulenze. Siamo stati un caso per troppo tempo e purtroppo siamo diventati anche in questa vicenda delle primarie. Noi dobbiamo smettere di essere un caso. Le nostre liste, le liste democratiche per Enrico Letta, hanno, mentre gli altri interpretavano il Partito Democratico come somma di apparati che litigavano nella sostanza tra di loro per determinare le quote condominiali del nuovo soggetto politico, noi ci siamo impegnati in assoluta trasparenza a fare il lavoro che avremmo dovuto fare tutti, cioè portare tanta società, tanta nuova partecipazione alla politica. Penso che questa cosa la stiamo facendo in gran parte solo noi, però questo è anche un onore. I veri soci fondatori del Partito Democratico in Campania siamo noi. Per fare questo però abbiamo bisogno di andare tutti al voto il 14 ottobre. La prossima domenica sarà una giornata importante. Se le nostre liste avranno un successo, e se le nostre liste avranno un successo, avrà un successo il Partito Democratico. Noi stiamo lavorando per questo, non vogliamo più essere un caso. Siamo arrivati ad avere un osservatore per la regolarità del voto domenica, manco fossimo in Libano. Signori, per cortesia, basta. Un appello quindi a recarsi alle urne domenica 14 ottobre, una giornata senza dubbio importante, ed è giusto che si dissedi il professor Mazzarella. Un candidato non professionista bene. E dicevamo, domenica 14 ottobre una giornata importante, sicuramente lo è di più il 15 ottobre, perché da quel giorno, da quel momento si comincia a pensare al futuro. Il professor Eugenio Mazzarella come immagina il Partito Democratico e la costruzione e il percorso di questo partito in Campania? Il Partito Democratico ci serve, soprattutto in Campania, ma a dire la verità anche in Italia, a cambiare
proprio il rapporto tra società e politica, lo dicevo prima. Il Partito Democratico deve essere un luogo dove si torna a fare politica nel senso alto, dove magari nascono anche delle nuove professionalità politiche. Oggi la parola professione politica sembra una cattiva parola, però vorrei ricordare a tutti, come dire, tiro fuori una citazione dagli Arnesi del Mestiere, faccio il filosofo, o a dire la verità il professore di filosofia, perché il filosofo decideranno altri, magari i lettori delle mie cose. Professione in tedesco si dice Beruf, che però in italiano potremmo si può tradurre non solo come professione, ma anche come vocazione e come chiamata. Ecco, la politica, anche come professione, deve tornare ad avere un elemento di vocazione e di chiamata al servizio della società. Solo così la professione non diventerà un mestiere, il mestiere di cui tanti sono stanchi, ma perché la politica torni ad essere una professione nel senso alto per chi la voglia praticare, c'è bisogno di un dialogo costante, di un rapporto costante con la società, che in gioco entrino tante persone, tante magari facce nuove, non ci sono sempre uomini per tutte le stagioni, aggiornando magari il catalogo delle idee, a questo siamo buoni tutti, c'è anche bisogno di credibilità nell'interpretare nuove stagioni politiche. E da questo punto di vista mi consento che sono stato oggetto di una battuta ironica dell'onorevole De Mita, che in un tentativo di paragonarmi agli altri candidati dice che il mio rapporto con la politica sarebbe del tipo del suo con il calcio. Non so come mi gioca a calcio, però per restare nella metafora, in realtà ormai si è creata una situazione in cui quando la partita va male possiamo fare tre cose: cambiare il pubblico, cambiare la squadra o almeno qualche giocatore, cambiare l'allenatore e il presidente. La storia, soprattutto nei campionati di calcio, mi insegna che è più facile cambiare l'allenatore e il presidente che cambiare il pubblico. E comunque vorrei dire che il nuovo partito avrà bisogno, per essere una cosa seria, quello di cui il paese ha bisogno, quello di cui il nostro territorio ha bisogno, di un partito dove ci sia, gareggiando nel confronto delle idee, nel trovare sintesi politiche come soluzioni da proporre ai cittadini, nel determinare le priorità da proporre ai propri amministratori, ma un partito dove sia messa al bando una brutta moneta che è troppo circolata negli ultimi anni, quella sostanzialmente dell'obbedienza e della subalternità. C'è bisogno, come ha detto Enrico Letta, di un partito dove giri aria nuova, che è aria di libertà, aria di scelte possibili sulla base dei sogni e delle nostre speranze. Allora, vediamo. Bene.